Allora, questi bulbi che vediamo inquadrato sono scalogni. Lo scalogno praticamente è per definizione un bulbo che praticamente si colloca un po' in uno stadio intermedio tra la cipolla e l'aglio. Diciamo che, per riassumere in maniera anche abbastanza impropria, presenta tutte le caratteristiche positive dell'aglio e della cipolla, come sapore, come utilizzo, eccetera, senza averne i difetti, cioè l'aglio è un po' forte, crea un alito cattivo, la cipolla fa piangere. Lo scalogno, diciamo che si colloca in una via di mezzo. Può essere utilizzato sia come aglio, come cipolla o come tutti e due, e non ne ha praticamente molti di quelli che sono gli aspetti negativi. Oggi vi faremo vedere come piantare in vaso, quindi l'orto sul balcone, l'orto in un vaso, quindi in un cortile, in un balcone, in una terrazza, come può essere, come viene piantato e come successivamente poi vi faremo vedere la nascita e come verrà praticamente poi coltivato e poi utilizzato. Oggi vediamo come si semina lo scalogno. Necessita un vaso abbastanza grande. Questo vaso è una sessantina di centimetri di diametro e alto una quarantina di centimetri. Il terriccio che c'è dentro è già un ottimo terriccio, quindi con la concimazione, con diciamo la giusta struttura. Noi cosa dobbiamo andare a fare? Semplicemente rimuovere per una quindicina di centimetri lo strato superficiale, simulando quella che in un terreno aperto sarebbe la cosiddetta vangatura. Ecco qua. Quindi questo è praticamente rimosso. Le radici che vedete sono residui di coltivazione di precedenti, in questo caso c'erano dei peperoncini giallapegno, peperoncino messicano, che noi possiamo togliere, comunque assicurano sostanza organica al terreno, quindi non creano praticamente nessun tipo di problema. Ora noi andiamo a prendere i nostri scalogni e li mettiamo in questo sistema qua. Bastano pochi centimetri, 5, 6, 7 centimetri uno dall'altro. Essendo il vaso ottima concimazione, poi aperto, non occorre tenere distanze inferiori. Se lo doveste fare sul solco, utilizziamo praticamente una decina di centimetri. Dimenticavo, questa è la parte dove partirà il getto, questa è la parte dove partiranno le radici, quindi è bene metterlo uno sotto e l'altro sopra. Stessa cosa. Qui abbiamo, basta una semplice ricopertura, questo tipo. La stagione per la piantagione, per questo va diciamo da ottobre-novembre fino ad aprile. Ecco, questo semplicemente è il nostro vaso seminato con gli scaloni. Successivamente andremo a vedere la nascita, le cure tipo il diserbo e le eventuali irrigazioni e poi la raccolta come il prodotto che abbiamo ottenuto. Allora, qualche giorno fa vi ho fatto vedere come si piantava lo scalogno. Oggi vi faccio vedere, ora praticamente stabilizzata la semina, come si fa praticamente la concimazione di questo vaso piantato, come ripeto, a scalogno. Noi abbiamo del concime, questo in questo caso è un idrosolubile, che praticamente andremo a spargere in piccole quantità, non serve fare come dare il mettere il formaggio su una pasta asciutta. Ecco, piccole quantità di questo concime sparso qua, si fa un leggerissimo interramento, basta pochi millimetri sotto, non occorre neanche interrarlo. Questo in questo caso è un idrosolubile, quindi
si scioglie molto molto facilmente anche con piccole quantità di acqua. Anche con altri concimi il principio comunque è questo: lo scioglimento praticamente assicurerà alle piante che poi dovranno nascere una adeguata concimazione, un diciamo un apporto sufficiente di elementi nutritivi per crescere e svilupparsi in modo ottimale. Arrivederci.